Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ciao! Oggi faremo un unboxing dei New Unicorn Magic Potion. Sì. E cosa sono, azzurra? Dei slime, però a tema unicorno, quindi devo avere il corno di unicorno. Cioè, se no non sono un unicorno, no? Ah, capito. Però sono un cane. Da quale vuoi iniziare? Mi ispira questo. Vai. Carina la forma, stella. Sì, c'è l'unicorno. È super liquido. Wow! C'è qualcosa. Guarda. C'è della carta o qualcosa di bianco, tipo secco, no? Che bello. Sì. Antistress. Sì, ma non ho voletta. Eccolo. Sta arrivando. Wow. Guarda, assomiglia anche un po' al colore che hai. Oh, oddio. Nel vestito azzurra. Wow. È galassia. Bello, guardate qua. È fantastico questo. Guarda qua. Guarda, azzurra. Che bello. La rotola. Oddio. È bellissimo. Io adoro questi slime tipo così, in questa consistenza. Sì. Scrivetelo sotto nei commenti se anche a voi piace così. A me sì un sacco, perché almeno non si attaccano tanto alle mani. Mettiamoli come la parrucca a quello slime. Ora. Vai giù. Oddio. Non scende. Sì, che sta scendendo. Eccolo. Ha fatto anche un rumore strano. Ma una è puzzetta, uscito. La puzzetta. C'è anche del blu, raccogliamolo. Bello. Così col giallo. Raccogliamo. Guarda però i riflessi, Zura, non è proprio giallo giallo, è anche sì, un po' arancione. È del rosa anche un po', vedi, guarda. Vediamo. È un po' rosa. Cioè, sì. Rosa del salmone. È vero, è vero. Il verde, questo vediamo se ha delle sfumature come l'altro oppure tutto quanto nello stesso colore. Oddio, mi fa sempre paura quando esce così. Guarda che effetto che ha, guarda, con la luce, bellissimo. Sì, e quando di notte forse si illumina. Wow, ah, il mio preferito questo, te lo dico. Non devi guardare gli altri, che sono più belli di questo. Allora, devi decidere questa volta tra rosa così acceso e sì. Poi diverso. Ah, due rose che si assomigliano, però non sono proprio uguali. Questo è un pochino più acceso, quello più acceso, questo di qua. Questo. Sì, okay. Sì. Rosa. Che bello! Fammi vedere. Guarda. Mettiamolo sopra un attimo. No. Sì, un attimo, volevo vedere se si stacca, dai. Come? Te lo metto sopra, aspetta. Guarda, si stacca proprio. Aspetta, si stacca, ma si attaccano le carte. Appunto, quindi prova a metterlo sopra, vai. Prendiamo un po' di slime, se no dopo resta tutto nel tavolo e mando un po' di slime, molto buono. Vai, sopra. Tacchiamo. Ecco lì in fianco, sembra un orecchio. Vedi? Si stacca. E questo invece è un rosa, meno acceso, ma insomma un bel rosa anche questo, come colore. Sì. Oppala, senza farlo cadere. Se lo mischiamo con questo rosa. Volevo dirti una cosa più bella, perché non provi a fare un paesaggio? Cioè mi metti il cielo blu, il giallo lo usi per fare una pallina come, non so, il sole. Poi mi metti l'erba sotto verde e un po' rosa, un po' come vuoi tu. Ok. Vediamo cosa il salta fuori. È il bianco come le nuvole. È il bianco come le nuvole. Vediamo cosa salta fuori. Si è facciamo spazio. Si è attaccato. Spostiamo tutto quello che non ci serve, quindi tutte queste. Ecco qua. Oddio, che rumore. Ok. Oddio, allora, Azzurra. Vediamo un po'. La tua creatività dove arriva. Ok, allora. Il cielo lo metterei tipo. Devi avere un bello spazio per farlo, eh? Allora. Allora, il cielo. Il cielo può essere piccolo anche quello che fai vicino, non c'è bisogno di utilizzare tutto quanto lo slime, eh? Poi le nuvolette. Sì. Tipo così, metto. Vabbè,
posso anche metterle sopra. Sopra? Tanto dopo non succede niente. A forma di cuore l'hai fatta, cioè. Guarda, a forma di cuore. Che carina, eh. Ok. Ho fatto un omino. Un omino e due cuoricini. Ok. Ops là. E io ho un'idea per le stelle. Oh, giusto, il giallo. Non ci avevo pensato. Oddio. Sì, intanto si è mischiato un po', però vabbè. Fa niente. Vedete che mescolo un pochino. Ti viamo lì di tenerlo fino a domani, vero, in mano? Sì. Posso dormire qua, cioè... Perché, mamma? Ok. Prendiamo le stelle di azzurro. Prendiamo delle qua e... Cosa vuoi fare? Voglio mettere una stella. Oddio. Devo essere un po'... Veloce? So come si fa, ecco. Ce l'ho fatta. Brava. E dopo questo giallo cosa fai? Non lo so. Lo lasci tutto dentro? Ecco. Nella sua stella? Ops. Ops. Non c'è. Un versetto. Abbiamo sentito. Ok. Stella. La stella gialla. Ok, bellissimo. Ora... Spostiamo questi slime. Sì, qua. Qua. Così le vedete. E qua la erba. L'erbetta sotto. E tutta verde, vediamo. E rosa. Rosa. Bella. Non sai cosa ci farò. Anche con questi tre colori. Sono proprio curiosa di vedere cosa fai. Non dirmelo, No. Io devo vedere cosa crei. Molto impegnativo, eh. Molto impegnativo. Mi sembra una bocca. No, mamma. Un baffo. Ok. E l'ultimo. Ah, l'arcobaleno. Ah, hai fatto una parte di arcobaleno. Sì. Vediamo. E quando si stacca l'arcobaleno? Cosa succede? Si formano delle nuvole rosa. Bello! Quindi tutte le nuvolette rosa con il cielo, con, hai detto, le nuvolette, poi hai fatto l'erba e la stellina l'hai lasciata lì perché la stella non riesce a formarla. E poi le nuvolette normali. Aspetta che raccolgo, che le nuvolette sono un po' difficili. Ecco. Belle. Ta-da. Quindi questo è praticamente quello che hai creato. Oppa, è caduta un'altra scatola. E dopo? Sai dopo? Cosa si fa? Cosa fai? Li mischio tutti. Non so, vedi tu cosa vuoi fare. Allora, voglio unire questo col bianco. In bianco, sì. Voglio. Poi questo. Sì. Vai, giallo col verde. Lo metto da sopra, poi questo qui. Con il rosa, rosa chiaro con il rosa fosforescente. E poi si mischia. E vai. Cos'è? Allora, questo l'ho fatto. Poi per mischiare un po' più bene. Va così. C'è quindi verde e giallo. Insomma, questi slime sono ultra maneggevoli, si può fare quello che si vuole, con un po' di creatività viene fuori un sacco di cose, vero Dora? Sì, questi sono sì. Bellissimi. Ora manca quello gigante. Guarda, questo già si vede bellissimo. Guarda colorato di due colori, bianco e blu, faccelo vedere bene. È bellissimo, eh. Anche questo mi piace. E poi ci sono questi due insieme. E li mischia tutti. E vai, mischia tutto. Vai. Evviva! E vai! Viva il divertimento! Così abbiamo l'arcobaleno. Sì.
Bene ragazzi, speriamo che questo video degli slime unicorn magic potion vi sia piaciuto. Mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è il vostro colore preferito, se vi sono piaciuti questi tipi di slime e insomma quello che volete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.